almeno si strucciassi. No, qua, culo stronzo. Buona notte a tutti, ricordatevi, ciao! Uno. Oh. Mm-hmm. Buongiorno. Buongiorno sto cazzo. Ma chi era? Chi era? Andreone. Non era Andreone. Ma non era Andreone. No, chissà chi era. Quanto è bello. Sì. Ci nasce il sole. Bello bello il nonnino mio. Sì. Che stai? E che sto a fare? Dormo, che fa? Io dovevo andare. E tu vai già a lavorare. E dopo? E dopo vaffanculo. Oh, così si fa, un bel vaffanculo di mattina. Ti togli tutti i problemi. Sotto la doccia! Sotto la doccia! Sotto la doccia! Sotto la doccia! Tutti i coccodrilli sotto la doccia! Ah, buongiorno! La mattina è vietato essere... scarico. La mattina bisogna alzarsi e andare al massimo ed essere super carichi ed avere l'energia giusta per affrontare la giornata. Buongiorno, buongiorno, coccodrilli! Se senti giù in piscina, si bagna la mira. Su, guardami negli occhi, vedrai che occhi. Se alzati dal letto, buongiorno. C'è Carletto! Forza! Tutti quanti, everybody! Life is now! Oh, yeah. Incredibile, ancora a dormire. Ah, rispetti qui, è le 11! È le 11! E che cazzo mi frega? Dai, alzati là! Che c'ho da fare? Ma che da fa? Mo dal cazzo da misurare il cose. Ma sta pieno! Ma che cazzo mi frega? Sta pieno, no? Sì, sta pieno, pieno. Sta pieno? Sì, di merda. Di che? Pieno di? Merda. No. Eccoci qua, super calzetto per la nora. Dai che lo strap, Leo! Vai, va bene così. Lo strap? Va bene? Sì. Al top. Eccola, un bacio. Oh. Adesso uno può andare via contento. Mi piacerebbe avere anche un bacio dal nonno, ma... lui dorme. Lo fa. No, non lasciamolo fare. Che vita che fanno? Vanno a dormire a mezzanotte e mezza e si svegliano alle 11. Cioè, veramente. Io prossimo anno vado in pensione. Ora ho messo i pantaloni bianchi. Devo parlare in tedesco con i Skins. Vai! Skins. Quando sai le lingue stai a posto. Gli ho detto non mi sporcare i pantaloni bianchi che ora ci vanno a lavorare. E lui sta buono di lì. Ore una, appuntamento fisso con... pranzetto con Carletto. Pranzetto con Carletto, eh. Se no che vuol fare? Fate swipe up, gite di lì e gite a vedere i video, no? Pranzetto con Carletto. Volevo dire anche un'altra cosa. Ora su RDS Next c'è Veronica Angeloni che sta parlando sicuramente di figa. Quindi fate swipe up e andate a vederla. Oggi sentivo caldo. Mezze maniche. Sì, dai. No? Vedi, sì o no? Strabelle. Oh, vedi? Caldo. Coccodrilli, mi state scrivendo in tantissimi anche dopo la storia di ieri che facevo vedere un po' del nuovo merchandising e penso che entro fine settimana ci siamo, quindi reggetevi forte entro venerdì, speriamo. Coccodrilli, vi volevo far vedere che cosa mi è arrivato da 7B, tre pacchettini e due... sono per le mie donne che ho qua, l'altra è per Chiara che è a Londra. Se volete fare un regalo, se volete fare un pensiero, ecco qui, 7B spedisce dappertutto. Ma adesso le donne sono super curiose, andiamo a fare l'unboxing, ok? L'unboxing. Ecco qua, guardate, una splendida sciarpa per la nonna. Bello. Una bellissima maglia per nonna Maria, grazie mille. Grazie. 7B
Parma! La mia solita fortuna! Incredibile! Tutti in coda! Che bella coda! Coda! Appena tornato, incredibile! Passato Babbo Natale, guardate la roba che è arrivata! Oh no! Sei contento? Sei carico o no? Sei contento o no? Vari pacchi, è Natale! Merry Christmas! Io sono scarico! Alle voci! Sono 90 anni! Fermati, Dio! Ah! Attenzione, c'è il VAR, stanno consultando di oh. Sì, ma tu con le mani sta fermo. Ambe. Ta 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 cazzo. Com'è o no? Beh, quanto è buona la pecora. Beh! Buona la pecora? Buona la pecora. Ma come la pecora? È quella col pelo. Pelo come? Adesso lungo me. Eccolo, è incredibile! Incredibile sto cazzo! Ancora lui! Che stai a magna? Oh! Che stai a magna? Che stai a magna? Un par di coglioni! E dopo? E dopo? Ecco a voi il nuovo Pokémon! Pica pica! Ma vai a fanculo! A fanculo da gin, hai capito? Che lotto! Ma che sta a fare? Ma che cazzo! Ma chi è? Un cane? È un cane, figlio della mignotta questo! Come? Figlio della mignotta! Come? Ma vai a fanculo anche tu! Guardate che mi ha fatto, mi ha rotto una vena, va bene? E io che gli ho rotto? I coglioni. Perché? Mi ha rotto una vena, adesso ti chiedo i danni d'immagine. Sì. Dai. Ragazzi, faccio questo PCM che restate in casa, ma pensate sempre alla figa, col pelo. È sempre buona, viva la figa, viva la figa, viva la figa. Volevo ringraziare il dottor Rossi, mio dentista, che mi ha regalato questo fantastico pacchetto per uno sbiancamento casalingo fantastico. Scrivete a lui per saperne di più. Grazie Dot, inizio stasera. No! Lukaku da Mourinho! Lukaku da Mourinho! Ha fatto il gol! Chi l'ha fatto? E gol di un rigore! Chi l'ha fatto? Lukaku da Mourinho! Chi l'ha fatto? Lukaku! Chi l'ha fatto? Ma va a fanculo! A te giocano un 10, beh! Chi l'ha fatto? Lukaku! Ragazzi, sto film mi ha deluso un po'. Per quanto li adoro, sono fantastici, sono dei mostri sacri, però vabbè, magari guardatela anche voi, poi mi farete sapere se siete della mia stessa opinione, però sono dei grandi loro, eh. E niente, io vado a dormire, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, belli carichi, domani siamo arrivati a giovedì, bene bene, dopo giovedì c'è una data importante, ve l'ho detto, spero di entro questo fine settimana di uscire con il merchandising nuovo, che le mascherine, le felpe nuove super fighe e niente, vediamo un po'. Buonanotte di nuovo, ciao coccodrilli, vi voglio bene, è il vostro capitano che vi parla, ma senza di voi il vostro capitano non aveva una squadra e Endogazza andava. Grazie ragazzi, vi voglio bene.